Ciao ragazzi, pagelle che vengono registrate veramente pochi minuti dopo la conclusione della partita, ma in questo momento io mi trovo a Milano e volevo portarvi comunque il contenuto qui con le luci, con la camera, fatto tutto bene. Quindi solo per questo penso di aver diritto a un mi piace, ovviamente è vostra discrezione, ma se lo lasciate vi ringrazio perché contribuirete a diffondere i contenuti. Stiamo andando veramente molto molto bene, di questo sono contento, dato che questa mia avventura ormai è sotto gli occhi di tutti, sapete tutti la follia che ho fatto di recente, è il vostro supporto, è la cosa più bella che posso richiedere. Nel frattempo vi chiedo anche di scaricare OneFootball, il link è qui sotto in descrizione, per analizzare tutti insieme quella che è stata la partita di ieri, perché qui sul canale è ovvio che andremo a fare un approfondimento, però non sono l'unico che crea contenuti in riferimento alla Juventus e comunque stasera, dato che lo state vedendo mercoledì, c'è un'altra grande giornata di Serie A tutta da vivere. OneFootball gratis qui sotto in descrizione, scaricatelo, scaricatelo, scaricatelo. Direi che possiamo iniziare molto velocemente le pagelle di questo Salernitana Juventus 0-2. Allegri 6 e mezzo. Una delle cose che mi è piaciuta di più ieri sera è vedere finalmente al primo minuto tanti giocatori con un'età abbastanza bassa rispetto al solito. Infatti, quella di ieri è stata la Juventus più giovane schierata in campionato fino adesso. 27,27 di età media. Ovviamente, quello che faccio io, il calcolo che faccio io, è sulla fine del 2022, quindi dovete considerarla molto, molto più bassa. L'età media, io sto cercando di calcolarla uguale da qui alla fine della stagione, perché ovviamente quando poi cambierà l'anno, i giocatori compieranno gli anni e voglio capire in assoluto qual è stata la Juventus più giovane schierata e quali sono stati in assoluto le Juventus più giovani schierate. Quindi dovete abbassare ulteriormente l'età media perché in questo momento i calciatori non sono così vecchi. La Juventus più giovane schierata in questo momento. Allegri che torna sul 4-2-3-1, si sono viste cose anche abbastanza interessanti come Locatelli che si va a inserire tra i due centrali che si aprono. Ecco, io se devo scegliere un modo di giocare in assoluto, forse questo è quello che mi convince di più per gli uomini a disposizione della Juventus in questa stagione. È un pezzo che dico che secondo me il 4-2-3-1 è il sistema giusto e in questo modo riesce anche a sfruttare molto bene gli esterni, soprattutto se giochi con Cuadrado e Pellegrini come terzini. Ti dà la possibilità di spingere un bel po' in modo da sfruttare quattro esterni contemporaneamente. Quando poi tornerà anche Federico Chiesa dall'infortunio, ci sarà pure lui che in questo momento sulla sinistra penso possa essere il titolare. Quindi mi fa piacere intanto aver visto Kulusevski dal primo minuto. Ora parleremo anche della pagella di Kulusevski nel dettaglio, perché comunque sulla destra potrebbe essere lui benissimo il titolare, sulla sinistra potrebbe essere Federico Chiesa. E attenzione perché c'è anche Soule che ha fatto l'esordio, ma anche di questo parleremo successivamente. 6,5 ad Allegri, perché come dicevo ieri, oggi per me, ieri per voi nel videocard post partita, la vittoria della Juventus con la Salernitana è una non notizia che diventa notizia per via della situazione di classifica. Oggi abbiamo vinto 6,5 ad Allegri che è tornato sul modulo che secondo me è il più idoneo per la Juventus in generale, per quella che è la rosa e per mettere Dybala al centro del progetto e per vincere una partita che doveva essere vinta, quindi 6,5. 6 è Szczęsny perché comunque la Salernitana non si è presa praticamente mai pericolosa se non nella maxi occasione, mega occasione con quel palo preso che poteva completamente cambiare la partita, ma Szczęsny sarebbe stato battuto e comunque non ha avuto bisogno di intervenire da nessuna parte, quindi 6 per il nostro portierone polacco. 6,5 a Chiellini e ad Elite. Mi sono piaciuti tantissimo tutti e due per motivi diversi. Tra l'altro Chiellini aveva addirittura trovato la via del gol, un 2-0 che poi non è stato concretizzato. De Ligt invece ha fatto l'ennesima partita in cui ci ha dimostrato quanto è forte. Ribadisco, perché è sempre bene sottolinearlo, la Salernitana è una squadra di livello basso e infatti è all'ultima posizione in Serie A. Non so se sia giusto o se sia sbagliato, ora affronteremo anche altre squadre di basso livello, ma è giusto riconoscere questa cosa. Dall'altra parte è ovvio che se noi dobbiamo analizzare la partita della Juventus, analizziamo per quanto abbiamo visto sulla Juve. Non posso ovviamente dare dei voti più bassi perché la partita era meno complicata. L'abbiamo vinta. Ci sono state anche tante altre partite che non abbiamo vinto, quindi 6,5 tutti e due. De Ligt forse ha fatto anche qualcosa di più del classico difensore centrale. In più di un'occasione l'ho visto anche allargare, lanciare, proporsi verso l'attacco, giocare da terra in un'occasione in particolare in cui lui e Chiellini erano caduti. Quindi un Chiellini, anzi un Chiellini e un De Ligt che mi hanno convinto entrambi per motivi diversi. Una coppia che a me piace sempre tanto, che però l'anno scorso quando era stata schierata non aveva dato delle grosse conferme. Questa sera con la Salernitana invece è stata tutta un'altra musica e meno male. Il vecchio e il bambino si presero per mano e andarono a Salerno a far vincere la Juventus senza subire gol.
Quadrado 6,5, anche qua non il miglior Quadrado della stagione, però questo giochino di andare sempre sull'esterno con Dybala che parte dal centrodestra, devo dire la verità, mi piace. Kulusevski tra l'altro è uno che stringe sempre verso il centro del campo e quindi Quadrado può avere la corsia libera. Secondo me Kulusevski è il giocatore migliore da incastrare in quella posizione lì di destra, abbiamo tantissimi giocatori che amano partire da lì, però se Quadrado fa il terzino, Kulusevski è giusto che giochi lì. Quando tornerà Danilo ragioneremo sul fatto di schierare Danilo basso a destra e Quadrado alto, ma per il momento penso che sia la configurazione migliore in assoluto, quindi 6,5 a Quadrado che ha messo tanti palloni interessanti in mezzo, ha orchestrato tante azioni, e il nostro regista basso Quadrado tutte le volte che ha palla lui può nascere qualcosa e crea anche superiorità numerica partendo da dietro, quindi una buona partita di Quadrado. 6,5 anche Luca Pellegrini, mi fa piacere perché comunque è la prima partita in cui non gioca dal primissimi minuti contro una big, perché le altre erano state a Roma con la Lazio e a Napoli col Napoli, siccome ha fatto una buona partita Pellegrini, poi Allegri decide di cavarlo, di sostituirlo negli ultimi minuti per far spazio ad Alessandro, segno che ancora nella testa di Allegri Alessandro è il titolare e Pellegrini è il vice, però mi fa piacere vedere tanti minuti nelle gambe di giocatori che fino a questo momento avevano guardato, e spero che possano esserci sempre più minuti in queste partite, perché ripeto, secondo me ha fatto una partita convincente, tante sovrapposizioni alto basso, tante corse avanti e indietro, queste sono le partite che permettono a dei giocatori di diventare da Juve nel processo di crescita, e quindi è giusto far giocare questi giocatori in queste partite che sulla carta sono più facili. Ancora più minuti, voglio ancora più Luca Pellegrini, perché il domani non può essere di Alessandro, di Luca Pellegrini evidentemente sì. Di Alessandro parliamo subito, 6 perché entra e gestisce il tutto, insomma, partita da subentrato, il classico 6 perché non c'è stato niente di che. Locatelli 6,5, tutte le volte che vedo giocare Locatelli continuo a pensare meno male che quest'estate abbiamo insistito, siamo andati lì e abbiamo detto Locatelli è il giocatore che ci serve. Poi mi piace molto questa cosa di Locatelli che si inserisce tra due centrali, ci fa impostare a tre senza dover per forza cambiare modulo in maniera strana, col terzino che stringe, la mezzala che si sposta, no, questa è la cosa che mi piace di più. L'unica cosa eventualmente che si fa è Dybala che si abbassa leggermente, ma Dybala questo lo fa spesso e quindi potrebbe incastrarsi molto bene questo modo di giocare. Locatelli è intelligentissimo perché le cose le fa molto bene, e anche quando veniva Bentancur basso invece Locatelli faceva il suo solito compito di mezzala. Ecco, forse potrebbe essere questo il modo di giocare di Allegri, ma è un pezzo che diciamo che si dovrebbe giocare così, molto simile al gioco del Milan, lo fa che sì di solito da noi, da loro, e da noi lo fa invece Locatelli. Lapsus, non tifo Milan, mi è scappato, chiedo scusa. Bentancur, ho letto un sacco di pagelle già in questi primi minuti, quelle che sono uscite, e non dei gran voti per Bentancur, invece a me non è dispiaciuto questa sera, anzi io penso di doverlo premiare con un 6,5, perché comunque il suo l'ha fatto, quelle poche volte che è andato giù ad impostare lui non ha fatto grossi danni, c'è stata forse un paio di palle che mi hanno fatto dire mamma mia, ma per il resto una partita secondo me buona, tutto sommato buona. Ci sono state partite davvero peggiori di Bentancur, e se devo scegliere forse in quella posizione lì di fianco a Locatelli finché non torna McKennie, penso proprio che sia la sua. Poi eventualmente potrebbe entrare pure Rabiot, e di questo parleremo quando parleremo di Rabiot, però secondo me stasera Bentancur non ha fatto una brutta partita, ci sono stati tanti altri momenti in cui ho pensato oddio Bentancur perché sei lì. Stasera invece non mi è dispiaciuto, è andato pure al tiro in un'azione dove ha fatto un rimpallo e ha vinto un rimpallo e ha fatto l'1-2 con Gagliolo, l'ha sparata lì perché comunque Bentancur questo è, però secondo me non è stata una brutta partita di Bentancur. Bernardeschi 6,5, partita onesta la sua, che aumenta leggermente la valutazione per via dell'assist, perché sennò sarebbe stata una partita tranquilla da 6, quindi 6,5 per Bernardeschi grazie all'assist per Morata, che comunque va a chiudere la partita sul 2-0 e fa fare tutto un altro finale alla Juventus, se no ci saremmo mangiati le unghie ancora di più negli ultimi minuti. Kulusevski 6,5 pure per lui, stesso discorso identico per Bernardeschi. Intanto è un bene sottolineare come i due gol nascano dai due attaccanti, Dybala e Morata, e i due assist nascano dai due esterni, per farvi capire che comunque le fasce le abbiamo sfruttate, ci sono state delle giocate decisive nate dall'esterno, i terzini sono andati in sovrapposizione, hanno fatto una bella partita, i centrali di centrocampo hanno fatto bene questo giochino, i due centrali di difesa hanno fatto bene, quindi secondo me ieri sera la Juventus è stata schierata bene, ieri sera ha funzionato tutto quello che doveva funzionare.
ribadisco ancora una volta, perché non voglio mai essere, non voglio che mi venga messo in bocca il fatto che, no, può essere che sia andato tutto bene, perché la Salernitana è una squadra tutto sommato di basso livello, però ripeto che noi il nostro l'abbiamo fatto. La partita di Kuzeski è stata un po' particolare, perché ci sono stati tanti errori tecnici in un momento particolare della partita. Poi, quando la Salernitana prende coraggio, la Juventus ha sbagliato tantissimo, ed era il momento in cui anche abbiamo abbassato il nostro baricentro, forse avevamo spento il cervello, abbiamo detto beh, stiamo vincendo, aspetta che... No, in quei momenti lì contro queste squadre qua non puoi abbassare l'attenzione, perché loro vivono la partita intera sul tuo momento di appoggio, sul tuo blackout. Se entra quel gol della Salernitana è tutto un altro discorso. Ci sono stati degli errori tecnici, secondo me, di Kulusevski nel complesso. Non è stata una grandissima partita, però è stata una bellissima, è stato un bellissimo scambio con Dybala, una palla di ritorno che gli è servito bene, quindi anche qua il 6,5, quel mezzo voto in più per l'assist, perché sennò sarebbe stata una partita da 6, però con calma, mattoncino dopo mattoncino, perché tanto ormai non abbiamo fretta. Che fretta abbiamo ormai? Cioè, in questo momento stiamo giocando da metà classifica. Mattoncino dopo mattoncino, partita dopo partita, arriviamo alla fine dell'anno e cerchiamo di capire dove siamo, e se siamo lì nell'alto, dopo la fretta deve tornarci fuori. Adesso giochiamo spensierati con l'unica idea che abbiamo 4 partite che durano 90 minuti e il risultato finale deve essere sempre vittoria per la Juventus, e intanto cercare di inserire qualcosa, perché dobbiamo crescere anche nelle prestazioni. Perché tante volte non ci parliamo di prestazioni quando vinciamo, no, parliamo di prestazioni anche quando vinciamo. Stasera buona, ma deve diventare sempre di più, sempre meglio, perché adesso questa Juventus al risultato ci può arrivare solo tramite le prestazioni, perché la giocata del singolo non ce l'ha, o almeno non ce l'ha ancora, perché poi magari i giocatori appunto come Kulusevski, che ad oggi sono o dei punti interrogativi, o dei giocatori che pensi sul mercato lo cedo e qui là, cerchiamo di far diventare dei giocatori che le giocate te le possano fare, e che poi anche magari tramite la prestazione, ma non solo tramite la prestazione, ma anche tramite le giocate, quelle partite più complicate le vinci grazie a loro. Perché ad oggi devi vincere giocando di squadra, passando alla prestazione, perché non c'hai campioni, non c'hai fenomeni, non c'hai fuoriclasse, non c'hai giocatori se non veramente pochi, pochissimi, e tra l'altro non in tutte le partite, che ti cambiano il volto alla squadra. Passiamo anche da queste cose qua. Quindi vai Kulu, non male, ma puoi dare di più. E sono sicuro che sono serate in cui anche tu vai a mettere dei mattoncini sul tuo percorso di crescita. Dybala, ecco, qua sono sempre stato un po' indeciso. Ho deciso di dargli 7, ma non sono convintissimo. E forse non sono convintissimo perché comunque siamo a caldo. Perché forse 6,5 era più adatto per via di quell'errore sul finale, il calcio di rigore, e per quell'errore di pochi minuti prima nel bello scambio con Dybala con Morata in area, ha sbagliato un gol che non è da lui sbagliare, quindi forse queste cose potevano farmi abbassare il voto a 6,5. Però il gol dell'1-0 che sblocca la partita è importantissimo, e anche molto molto bello anche questo mentre cade. Tante azioni che passano da lui, ed è il vero e proprio regista offensivo di questa squadra, che è vero che si abbassa tanto in alcuni momenti della partita, ma è necessario per cercare di sviluppare questo tipo di gioco con questo tipo di modulo. E quindi un Dybala che comunque si è messo completamente al servizio della squadra, e i suoi compagni che sanno perfettamente che devono passare da lui per essere pericolosi. Quindi 7 per questo motivo qua. Mi aspettavo anche tanto di più in questa serata da Paolo Dybala, ribadisco, la doppietta si poteva portare a casa, se non la tripletta addirittura, perché quel gol in area sbagliato da Dybala non è un gol da sbagliare da Dybala. Quel rigore lì è vero che non pesa sul risultato, però bisogna tirarlo con la cattiveria di far gol, perché abbiamo fatto pochi gol, quindi si poteva abbassare, lo dico ancora forse la terza volta, però voglio dargli 7, perché in una serata in cui comunque vinciamo e facciamo una buona prestazione, mi sembra anche brutto cercare di punire tra virgolette Dybala, che la partita ce l'aveva sbloccata. Do 6 invece a Moise Kean, ma per un motivo. Tanto bel lavoro spalle alla porta, che è sempre quello che abbiamo chiesto a Morata, no? In questi mesi, in questi giorni, in questo periodo, dicendo che si fa un po' fatica. Anche Kean ha fatto abbastanza fatica, non pulitissimo in tutti i passaggi, ancora un po' acerbo, ancora un po' indietro, non è ancora forse
pronto al 100% per essere il titolare di questa Juve. Ma lo stesso discorso che abbiamo fatto per Kulusevski, per Pellegrini, sono partite queste in cui metti minuti nelle gambe. Metti minuti nelle gambe da titolare della Juventus. Ed è normale che poi un giorno, a forza di idee, a forza di minuti, a forza di partita, a forza di gambe che iniziano a tremarti di meno e di abitudine che entra nelle tue vene, poi magari se sei forte, se sei pronto e se te lo meriti, perché passa dall'allenamento, da tutte le volte che giochi, dalla volontà che ci metti, poi magari un domani lo diventi, che è un 2000, stiamo parlando di Kane come se fosse il giocatore più vecchio del mondo, è un 2000. Inizia a diventare un giocatore che entra nell'età in cui deve decidere che cosa vuol fare da grande. Vuoi essere un giocatore da Juve? Iniziamo a dare di più. Però il fatto di vederlo titolare di tanto in tanto a me piace, e sinceramente con un Morata che, come dicevamo, era un pezzo che non segnava, è giusto anche dare l'opportunità a Ken, e spero che arrivi presto anche quella di Caio. Quindi 6 a Ken, che non è una bocciatura ma nemmeno un premio, perché la partita che ha fatto è stata abbastanza onesta, ecco, niente di trascendentale. 7 invece ad Alvaro Morata, perché se mi entra e me la risolve così io sono contento, anche perché davvero iniziava a pesargli tantissimo, probabilmente ora sarà un po' più leggero per un attaccante non segnare da tanti minuti, tante giornate in Serie A, è un po' un problema. Quindi 7, tocca una palla e come la tocca, fa un bellissimo gol veramente da attaccante d'area di rigore, quello lì è uno spunto da bomber d'area di rigore. Quindi ok, Alvaro, testa un po' più leggera, continua su questa falsa riga, che nelle prossime 4-5 con la Champions abbiamo veramente bisogno di ritrovare il feeling con il gol, per segnarne sempre di più e abituarci a questo gioco spalla alla porta che richiede Allegri, che non è nelle corde né di Ken né di Morata. Ci riusciamo a metterci un'idea che dobbiamo migliorare anche lì? Secondo me non è il vostro, però iniziate a capire che purtroppo questo è il modo di giocare che sta chiedendo l'allenatore. Bisogna iniziare a imparare a giocare anche spalla alla porta. 6 a Rabiot, stesso discorso di Alessandro, entra e non è che chissà che cosa. Voglio dire una roba: dal primo minuto Rabiot esterno in sinistra, io non lo capisco e probabilmente non lo capirò mai, perché rinunci veramente ad attaccare, a costruire con un uomo in quella posizione lì, rinunci a sfruttare l'ampiezza, rinunci a tante cose che sono i punti forti di questa Juventus. Se invece Rabiot mi entra sul 2-0 a un quarto d'ora alla fine, 20 minuti alla fine, perché Allegri c'ha questa cosa di difendere il risultato, l'allenatore è lui c'ha quella mentalità che deve difendere il risultato. Ci sono tanti altri modi di portare a casa il risultato, ci sono tanti altri modi di fare i cambi, questo è vero, però tutte le volte che abbiamo visto Rabiot in quella posizione andiamo a distruggere completamente il gioco degli avversari per mantenere il risultato negli ultimi 20 minuti. Posso anche accettarlo. Dal primo minuto invece è una roba che non ci sto, perché veramente rinunci a creare la partita, rinunci a fare la partita. Quindi negli ultimi minuti posso anche sforzarmi di accettarlo, mi sforzo. Dal primo vi prego, mai più. Infine voglio parlare di Sule, che lo so, è entrato a 30 secondi dalla fine. È vero, sono d'accordo, nel video post partita caldo i commenti erano tutti su questa cosa qua, come si è permesso Allegri di farlo giocare così poco, però ragazzi è una soddisfazione bella per un ragazzo del 2003 andare via con la Juve per la prima volta in panchina in Serie A e fare l'esordio anche a pochissimi istanti dalla fine. Ve l'ho detto nel video post partita, l'avete visto anche nella live reaction, io ho sognato la possibilità di vedere Sule battere il rigore con Dybala che usciva. Sarebbe stato forse troppo, mi sarebbe piaciuto tanto, sono il primo a dirvelo. Sono contento però di averlo visto per la prima volta esordire con la Juve. Queste sono cose che danno gioia, sono soddisfazioni per questi ragazzi. Vediamo di fargli mettere, come dicevamo prima, tanti minuti in più nelle gambe. Però non è che arriva un ragazzo così giovane e deve essere già pronto. Ci sono anche quelli, e magari Solé è uno di quelli, e mi auguro che possa essere uno di quelli. Però con calma, perché sta già bruciando le tappe. È un 2003 e ha fatto l'esordio con la prima squadra della Juventus. Ha bruciato le tappe rispetto a tanti altri ragazzi che in questi anni sono arrivati in prima squadra. È già un primo passo. Non pretendiamo troppo, con calma, è già lì e quindi ha già vinto. E io mi auguro di vederlo. Non sono qui a dirvi che non lo voglio vedere.
però a me è piaciuto anche solo il fatto di farlo esordire. Anzi, per tanto tempo ho chiesto di buttar fuori la palla ai nostri giocatori che ce l'avevano, sviluppavano il possesso, dove poi siamo andati a creare il calcio di rigore, perché volevo vederlo entrare piuttosto che finire la partita con lui a bordo campo, che quella sì sarebbe stata una delusione. Poi sono d'accordo se mi dite poteva giocare almeno un minuto, è certo che poteva giocare almeno un minuto, ovviamente sì, come mi sarebbe piaciuto vedere Caio anche per almeno 10 minuti, ci stava anche quello. Però io non la vedo una cosa scandalosa averlo fatto giocare 12 secondi sul rigore di Dybala. È già un primo passo. E quindi niente, questo è tutto quello che vi volevo dire a proposito di Salernitana-Juventus con le valutazioni di volare dei giocatori. Fatemelo sapere anche voi qui sotto nei commenti se siete stati d'accordo con le mie pagelle, se avete le vostre valutazioni da fare, scrivetemele. E niente, un mi piace, un'iscrizione al canale, attivate la campanella, tutte le solite cose. E noi magari ci vediamo con un video nel pomeriggio, dato che sono a Milano con Brogni e Mastrangelo, e qualcosina magari ve lo porto. Ciao ragazzi.